pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco da quando, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E tanto ci dirà e va. Decimo trofeo Ricciardo Andolfi, decimo trofeo Cicloteam Sanginese, ormai in chiusura di questa stagione agonistica 2010, una gara amatoriale organizzata dal team sanginese che si disputa quest'oggi a Sanginese di Compito, partenza ed arrivo quindi da questa località in provincia di Lucca, una gara organizzata proprio da questa formazione al termine di una stagione che l'ha vista anche particolarmente attiva e tra le formazioni protagoniste nella stagione agonistica riservata alle categorie amatoriali. Sono tanti premi in palio, come vediamo, che sono stati allestiti anche grazie ai numerosi partner che hanno contribuito a questa manifestazione, da ricordare ovviamente il contributo della ditta che dà anche il nome alla manifestazione, nonché alla squadra organizzatrice, vale a dire Latte Sanginese, che si trova proprio pochi chilometri dal luogo dove è avvenuta la partenza, una centrale del latte che rifornisce non solo la Toscana ma anche alcune zone della Lunigiana e della Liguria, quindi una ditta che sta spaziando da tutti i derivati del latte, ma anche si sta ovviamente mettendo in campo anche su nuovi prodotti e che ormai da tanti anni lega il proprio nome accanto a quello del team sanginese e che da 10 anni anche accanto a quello di questa manifestazione, il trofeo Cicloteam Sanginese, che stiamo vedendo in questo momento, anche la misericordia di Massa e San Giusto, che ovviamente garantirà l'assistenza in caso di incidenti e quindi anche l'ottima organizzazione. Questi sono anche, abbiamo visto, gli atleti proprio del team sanginese, atleti di casa quest'oggi che sicuramente ci terranno a far bene dopo tanti successi raccolti in giro per l'Italia. C'è da fare bene qui a casa, qui a Sanginese di Compito, per ottenere questa vittoria che ormai si pone. Questa gara ormai a fine della stagione agonistica, una giornata tipicamente autunnale, il cielo è coperto, però per il momento non piove, anche se è prevista pioggia poi nei momenti successivi alla corsa. Partenza ufficiosa avvenuta in questo momento dal centro di Sanginese per le categorie A1, A2 ed A3, saranno queste le prime categorie che si misureranno sul percorso che poi andremo a studiare, ma si tratta di un circuito che dovrà essere ripetuto 5 volte. Il circuito misura 10 km e 800 metri per un totale che quindi supera di poco i 50 km di gara. Partiti in questo momento proprio nell'uscita da Sanginese di Compito, ed allora anche dal punto di vista altimetrico andiamo a scoprire questo tracciato, un tracciato pianeggiante i 5 giri che dovranno affrontare, ma poi ci sarà il ritorno fino a Sanginese e quindi lì ci sarà la conclusione in salita, un chilometro che non è particolarmente impegnativo ma che comunque metterà poi a dura prova gli atleti nel finale, atleti che si stanno avviando ormai al chilometro zero, tranne molto la partenza ufficiale, e quindi a questo momento avviene il via ufficiale che viene dato dal presidente della Lega Wisp di Lucca e Versilia, Giuseppe Del Sarto. Partiti ufficialmente in questo momento gli atleti al via nella categoria 1, A2 ed A3, e come vediamo ancora un folto gruppo, davvero un ottimo successo nonostante le condizioni atmosferiche non siano delle migliori. Lasciamo sfilare il plotone con le immagini, passiamo subito a vivere la corsa perché ci troviamo nel primo giro e il gruppo, come abbiamo visto dalle immagini in precedenza, è particolarmente allungato, alcuni atleti provano ad evadere dal plotone. Si tratta del dorsale numero 116, Nicola Ramacciotti del Cicloteam Sanginese, società organizzatrice, insieme a lui con il dorsale numero 111 Fabrizio Arzilli del Veloclub Pontedera. Vediamo anche altri atleti che si stanno riportando sotto, possiamo a questo punto parlare di gruppo compatto, infatti almeno non più di 10 metri separano questa coppia al comando dal resto del plotone, quindi possiamo davvero dire che il gruppo si ricompatta proprio ormai
quando siamo al termine del primo dei 5 giri in programma, prima di affrontare l'ultimo tratto in linea che porterà gli atleti verso San Ginese. Gruppo compatto, ma come vediamo particolarmente allungato in questo decimo trofeo ciclo team San Ginese, decimo trofeo Ricciardo Andolfi, che si avvale del contributo della San Ginese Latte, della System Data. È proprio la San Ginese dove transitano molto la corsa, ma anche tanti altri partner vicini a questa manifestazione, vicini all'organizzazione. Da ricordare anche le officine meccaniche che sono vicine anche al team San Ginese, sono le officine meccaniche 2G. E con le immagini intanto siamo passati al secondo giro di gara, e come vediamo c'è un attacco in coppia, ancora le maglie del ciclo team San Ginese nelle primissime posizioni, a dimostrare quanto gli atleti del presidente Claudio Andolfi tengano a questa manifestazione. Infatti con il dorsale numero 116 e ancora una volta, lo avevamo visto anche in precedenza, Nicola Ramacciotti, insieme a lui con il dorsale di gara numero 94 troviamo invece per i colori della Baldo Stefan, Stefano Del Carlo. Questi due atleti alla comando, e questo è il gruppo che insegue con un ritardo di circa 10 secondi, mentre adesso vediamo che è iniziato a piovere sul tracciato e quindi aumenta sicuramente anche la difficoltà a questo punto per gli atleti, quando ormai sono stati percorsi poco più di 10 km di gara. Quindi siamo ancora nelle fasi iniziali di questa manifestazione che stiamo seguendo e che è riservata alle categorie 1, a 2, a 3 della categorie amatoriali. Vediamo il gruppo che però sta viaggiando davvero molto veloce, e quindi proprio mentre passiamo davanti allo stabilimento di San Ginese Latte sta cercando di far ricucire lo strappo nei confronti dei due atleti alla comando che abbiamo visto in precedenza, ancora maglie del ciclo team San Ginese nelle primissime posizioni del gruppo. Guardate davvero la forte andatura, come sta mettendo in riga tutti gli atleti del plotone che transitano davanti alla nostra telecamera. Un percorso che è sì pianeggiante, ma è su un tracciato con strade strette, continue curve contro curve, quindi si è costretti a rilanciare continuamente l'andatura, e quindi può provocare anche una selezione al di là poi di quelle che sono le difficoltà altimetriche che gli atleti affronteranno solo nell'ultimo tratto in salita verso San Ginese. Ed allora con il plotone che transita davanti alla nostra telecamera siamo ormai nel corso del terzo giro, e come vediamo adesso il gruppo è tornato compatto, quindi a questo punto il gruppo si è ricompattato, annullato il tentativo precedente, e come vediamo adesso dalle immagini c'è nessuno per il momento prova ad evadere, ancora maglie del ciclo team San Ginese sulla testa della corsa. Davvero attivissimi gli atleti del presidente Claudio Andolfi, e questa è una manifestazione a cui ci tengono particolarmente, nonostante tutti i grandi successi che hanno riportato e gli ottimi risultati in giro per l'Italia. Gli atleti del team San Ginese ci tengono a far bene in questa manifestazione qui a casa loro, a San Ginese di Compito, e dove tutti sono a guardarli, gli sponsor vicinissimi a questa squadra, dal Latte San Ginese, passando ovviamente per le officine meccaniche 2G e poi anche per la System Data. Intanto attenzione, perché proprio con l'asfalto che diventa viscido a causa della pioggia assistiamo ad una caduta, e purtroppo come vediamo un atleta a terra, ma nessuna conseguenza per lui. Siamo a questo punto con il gruppo ancora allungatissimo, lo vediamo ancora, siamo ancora nel tratto pianeggiante, la corsa sta procedendo, ancora vediamo atleti del team San Ginese, davvero si stanno mettendo in grande luce questi ragazzi. Ancora davanti con il dorsale di gara numero 116 è Nicola Ramacciotti, ci sta mettendo del suo l'atleta del ciclo team San Ginese, lo abbiamo visto all'attacco già nelle prime fasi di corsa. Adesso siamo nel corso del quarto giro, quindi davvero sta mettendo un grande impegno, come tutti gli atleti del team San Ginese, ma anche tutti coloro che hanno risposto all'appello della società organizzatrice quest'oggi. Si stanno impegnando perché è un traguardo prestigioso, un traguardo importante sul finire della stagione, che metterà sicuramente in luce gli atleti che meglio hanno retto al tutta questa stagione. Intanto suono della campana, e a questo punto inizia l'ultimo giro pianeggiante, 10 km e 800 metri, dopodiché l'ultimo tratto in salita di circa un chilometro per raggiungere a San Ginese, e lì davvero conosceremo
il vincitore della decima edizione del trofeo Team Sanginese. In questo momento svolta a destra, inizia la salita, ultimo chilometro a questo punto, ancora maglia del ciclo Team Sanginese sulla testa, e adesso andremo un po' a vedere l'epilogo in salita. È una salita non particolarmente impegnativa, uno strappo secco che porterà gli atleti sul traguardo, e quindi sarà importante capire chi riuscirà a far valere le proprie doti di scattista. Vediamo ancora nelle primissime posizioni, ancora gli atleti del Team Sanginese vogliono far bene su questo traguardo, ce la stanno mettendo tutta, è da tutta la corsa che li vediamo davanti. Adesso è la volta degli atleti più accreditati per il successo. Il gruppo si allunga in questo tratto in leggerissima salita. La salita, come vi dicevo, non è impegnativa, ma sicuramente a questo punto farà una selezione. Infatti vediamo, si è avvantaggiato un drappello di una decina di atleti. Adesso ancora un tentativo di allungo, guadagna qualche metro, ma adesso c'è la risposta anche del gruppo, quindi diciamo che adesso ci stiamo portando verso il finale. Si sganciano in 4 in questo momento, e con le nostre telecamere passiamo sul traguardo, ed è in questo momento che va a vincere in casacca Team Sanzoni Giacomo Sanzoni, che quindi si aggiudica questa manifestazione, si aggiudica anche la prova riservata alla categoria A2. Nella categoria A1 successo di Francesco Fiorenza davanti a Renato Pieroni e Patrick Maggi. Nella categoria 2, già detto, il successo e che è valido anche come vittoria assoluta per Giacomo Sanzoni davanti a Maurizio Bachini del Team Sanginese, società organizzatrice. In terza posizione Fabrizio Azzilli del Velo Club Pontedera. Categoria 3 che ha visto il successo di Massimo Fattiglioni della Reambiente. In seconda posizione Roberto Ferrali. In terza posizione Stefano Del Cardo. Questo è l'epilogo della prima partenza di questa giornata qui a Sanginese, dedicata alle categorie amatoriali, con il decimo trofeo Ciclo Team Sanginese, decimo trofeo Ricciardo Andolfi. E quindi adesso, mentre altri atleti stanno concludendo la prova, tra non molto andremo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato al grande protagonista, al vincitore Giacomo Sanzoni, al termine della prova. Giacomo Sanzoni, una bella vittoria oggi, vittoria assoluta mi sembra, oltre che di categoria naturalmente. Raccontaci un po' il finale. Sì, a parte che è andata bene con il tempo, che non abbiamo preso l'acqua, e già è tanto. E niente, nel finale è stato un po' coincitato perché c'era la Baldo e Stefano e la Sanginese che facevano quello che gli pareva. E niente, alla fine siamo rientrati sfuggitivi e abbiamo attaccato la salita tutti insieme. E io ho preso la salita lunga, diciamo, ho provato a 500 metri, ho tirato fino a che ce la facevo, mi sono girato, ho preso 20 metri e l'ho tenuti fino all'arrivo, meno male. Bene. Fiorenza, fino a pochi metri dall'arrivo ti era vicino, quando ti sei reso conto veramente di aver vinto? Ma sì, Francesco è uno spauracchio per tutti, penso. Ormai quando mi sono girato 300 metri, che ho visto che era in terza posizione, pensavo di non farcela, ho detto mi salta anche oggi. E invece fortunatamente ho retto, come ho fatto sulla salita di Arsina domenica a Lucca, e su questi strappi qui insomma vado abbastanza bene, l'importante è tenere gli ultimi 200 metri. Ormai siamo a fine stagione, quante vittorie quest'anno? Quest'anno è la 13ª, speriamo che porti bene per il prossimo anno. Dopo aver assistito alla prova che ha visto di scena gli atleti più giovani, passiamo ai veterani delle categorie amatoriali, mentre il presidente del ciclo team Sanginese sta precedendo il gruppo in questo momento in attesa di dare il via ufficiale, ed allora tranno molto il via ufficiale a questa categoria. Comunque vi dicevo che adesso seguiremo le prove delle categorie A4, A5 ed A6, ormai imminente la partenza ufficiale anche per loro, si stanno già muovendo verso il tratto verso il chilometro zero, ma partono in questo momento in maniera ufficiale, via dato da Claudio Andolfi, presidente del ciclo team Sanginese. E questa quindi l'ultima prova, la seconda, che vede di scena gli atleti delle categorie A4, A5 ed A6 in questo decimo trofeo Ricciardo Andolfi e decimo trofeo Ciclo Team Sanginese, organizzato dal Team Sanginese in collaborazione con la Sanginese Latte, la System Data, le officine meccaniche 2G, questi gli sponsor principali, che sono anche coloro che seguono il Ciclo Team Sanginese durante tutta la stagione. Ma con le immagini passiamo, siamo nel corso del primo giro e vediamo che c'è un attacco, si tratta del dorsale di gara numero 2, Alessandro Fiesoli, adesso lo vediamo proprio sulla testa, insieme a lui abbiamo con il dorsale numero 9 Franco Brilli della Nuova Fraco. Questi due atleti sono adesso al comando, il loro vantaggio nei confronti
del plotone, anche se lo vediamo adesso anche in maniera visiva, una decina di secondi, il plotone che è anticipato adesso dalla dorsale di gara numero 194, vale a dire si tratta di Pietro Cesari, poi il gruppo che arriva in questo momento, il ritardo è di 15 secondi, quindi partenza subito a strombattuto con i grandi protagonisti, i grandi favoriti di questa manifestazione subito davanti, e gruppo che cerca di inseguire quando siamo ormai verso il termine del primo dei 5 giri in programma, anche perché qui come nella gara in precedenza saranno affrontati i 5 giri 10 km e 800 metri interamente pianeggianti, dopodiché l'ultimo tratto verso San Ginese in leggera ascesa che vedrà il traguardo e l'arrivo proprio qui a San Ginese, località dove è nata la San Ginese Latte, questa centrale che rifornisce tutta la Toscana, una centrale del latte davvero riconosciuta per la qualità e la professionalità con la quale opera, e che solo ultimamente si è data anche è entrata anche nel settore di altri prodotti che non derivano necessariamente dal latte e dai suoi derivati. Quindi gruppo che adesso passiamo, ancora uno scorcio proprio sulla ditta San Ginese, sulla centrale del latte di San Ginese, sponsor principale della manifestazione, sponsor anche del team San Ginese, società organizzatrice. Intanto con le immagini del gruppo si è ricompattato quando sono stati percorsi tre giri, e come vediamo adesso il gruppo si è compattato, anche in questo caso la pioggia non ha risparmiato i corridori al via, e come vediamo in questo momento l'asfalto bagnato segnerà probabilmente anche in questa corsa l'azione degli atleti, con il dorsale di gara numero 5 prova ad evadere Emilio Scatena della Baldo Stefan, leggerissimo margine di vantaggio per lui, qualche decina di metri nei confronti del gruppo, anche se come vedete l'approccio al tracciato adesso è particolarmente cauto da parte degli atleti, in quanto la pioggia sta rendendo viscido l'asfalto, e quindi vedete che c'è stata anche una notevole selezione. Per il momento riesce a mantenere un po' di margine Emilio Scatena, adesso però altri atleti provano a riportarsi su di lui, qualche raggio di sole adesso sul percorso, con la speranza che possa smettere di piovere, che l'asfalto possa asciugarsi per il finale di questa prova, per regalare anche lo spettacolo degno di questa manifestazione ai tanti sportivi presenti a bordo strada. E lasciamo sfilare il gruppo seguito dall'assistenza sanitaria della Misericordia davanti alle nostre telecamere, quando ormai abbiamo superato metà corsa. Ancora una volta transitiamo dalla centrale del latte di San Ginese, sponsor principale del team San Ginese, società organizzatrice di questa manifestazione, e adesso con le immagini la situazione non cambia, perché come vediamo adesso siamo ormai nel corso del quarto giro e il gruppo si è praticamente allungato, ma viaggia compatto, lo vediamo in questo momento alcuni atleti sulla testa della corsa a tenere alta l'andatura, e come vediamo proprio in questo momento il gruppo non riesce a nessuno a sortire dal plotone, grande controllo anche tra tutti i grandi favoriti di questa prova. Vediamo adesso però la selezione un po' c'è stata, infatti il gruppo si è decisamente assottigliato, anche se nessuno per il momento è riuscito a fare la differenza. Gruppo che continua a compatto quando ormai ci avviciniamo al gran finale di questa decima edizione del trofeo Cicloteam San Ginese, nelle prime posizioni Fiumalbi che quindi sta tenendo le posizioni di testa, vi dicevo decimo trofeo Cicloteam San Ginese, decimo trofeo Ricciardo Andolfi, organizzato dal team San Ginese, gara amatoriale, e questa è la seconda partenza. Ancora un saluto al presidente del Cicloteam San Ginese, Claudio Andolfi, che ha seguito tutta la manifestazione, e a questo punto ci avviamo alla conclusione, e questo è il passaggio qui ancora una volta davanti alle nostre telecamere, perché tra non molto gli atleti andranno a concludere la prova riservata a queste categorie, vale a dire la 4, la 5 e la 6, ultimo giro per gli atleti in corsa, quindi gli ultimi 10 km pianeggianti, dopodiché il tratto in linea in salita verso il traguardo di San Ginese. Gruppo che continua compatto, ma adesso c'è l'attacco proprio in questo momento del 198, vale a dire Luca Nesti, gli risponde il dorsale di gara numero 190 Giancarlo Bacci, vedremo se il gruppo lascerà fare, qualche metro di vantaggio per Nesti e Bacci, leggerissimo margine per loro, vedremo da adesso la reazione del plotone, fatica un po' in questo momento Bacci a trovare la ruota, ma ci sembra in grado di
conclude del proprio inseguimento, mentre il gruppo accusa un leggerissimo margine di ritardo, davvero lieve, però il vantaggio degli atleti al comando in questo momento. Li vediamo inquadrati con Luca Nesti a fare l'andatura, in seconda posizione Giancarlo Bacci, quindi lasciamo sfilare la coppia al comando. Siamo nel corso dell'ultimo giro, adesso prova a riportarsi su di loro Fiesoli, che l'abbiamo visto protagonista anche all'inizio. Alessandro Fiesoli prova a concludere l'inseguimento, quindi potrebbe formarsi un terzetto, poi ancora altri atleti e possiamo parlare del gruppo che accusa un ritardo di una quindicina di secondi nei confronti della testa della corsa. Ormai a questo punto davvero in attesa del gran finale, tutto è pronto e quindi ormai ci spostiamo sull'arrivo in attesa della conclusione. Si è già conclusa la prova, come abbiamo visto in precedenza, delle categorie 1 a 2 e da 3, e da questo punto è tutto pronto per l'epilogo conclusivo di questa decima edizione del trofeo Ricciardo Andolfi, del decimo trofeo Cicloteam Sanginese, gara amatoriale organizzata dal team Sanginese. Tutti gli sportivi sono pronti ad applaudire colui che andrà a conquistare il successo al termine della prova riservata alla categoria 4, 5 e da 6. E da questo punto vediamo la volata che verrà lanciata e da fondo strada è un quintetto, poi ancora un altro atleta, vediamo nelle primissime posizioni Fiesoli, ma è anticipato in questo momento da un atleta in casacca, proprio in questo momento va a vincere quindi un atleta in casacca Baglini, ed è Luciano Fiumalbi che vince anche la categoria A4 davanti a Massimo Lucchini. In terza posizione, sempre per quanto riguarda la categoria A4, Roberto Angeli. Nella categoria 5 l'abbiamo visto, Alessandro Fiesoli conquista il successo davanti a Franco Brilli. In terza posizione Giovanni Balli. Per quanto riguarda la categoria A6, il successo di Giovanni Loconte davanti a Mario Guastalli, ed in terza posizione Aldo Vivarelli. Questo è l'epilogo anche dell'ultima prova di questo decimo trofeo Ricciardo Andolfi, decimo trofeo Cicloteam Sanginese. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste dei protagonisti realizzati dal collega Giuseppe Tomei. Luciano Fiumalbi ha vinto la gara, diciamo, dei più anziani, diciamo così. Più anziani, no? Allora, Baglini, Central Chimica, quest'anno quante vittorie siamo? Ho fatto 27 vittorie e 5-6 secondi posti, considerando che ho cominciato a correre a maggio, insomma, male male non è andata, via. Ho visto che, diciamo, lo sprint non hai avuto eccessivi problemi, lo sprint in salita. Sì, mi ha dato una grossa mano Serafini giù in pianura per riprendere la fuga, perché c'erano due corridori fuori e si sono presi proprio lì a 150 metri dall'arrivo. E poi la volata ho cercato di anticipare perché c'era Angeli che è molto veloce, quindi ho anticipato e mi andava bene. Una vittoria netta, siamo a 27 vittorie, a questo punto si pensa già al 2011. Sì, la stagione oramai è finita, c'è una gara domani, però vediamo, se non piove si farà, altrimenti niente, questa è l'ultima gara, via. Claudio Andolfi, organizzatore della manifestazione, soddisfatto? Sì. Abbastanza soddisfatto perché è andato tutto bene. L'importante era che non si facesse male a nessuno e andasse tutto per filo e per segno. Quello è successo, perciò sono contento. Partecipazione anche abbastanza numerosa? Sì, speravo un po' di più perché all'ultimo secondo hanno fatto un'altra corsa a Torre del Lago e ci ha portato via qualche corridore. Ormai siamo a fine stagione, team Sanginese, grande annata questo 2010, soddisfatto? Sì, perché come organizzazione delle corse che abbiamo fatto due corse, è stato tutte e due un successo, mentre per la squadra è stata un'annata un po' abbastanza memorabile, perché abbiamo fatto 19 podi, 8 gran fondo vinte fra medie e gran fondo, e poi un'infinità di piazzamenti. Per mantenere una squadra come la tua e soprattutto, diciamo, per organizzare gare come quella di oggi, sicuramente c'è bisogno di tanti sponsor. Ecco, a questo punto li vuoi ringraziare qualcuno in particolare? No, in particolare prima il nostro sponsor principale, che è il signor Stefano Silla della Sistendata Bada SD Network. Poi abbiamo la prossima, l'Idroterme, TGF, Legname Andolfi, tutti i nostri sponsor, la Luigi Meccanica, non ci dimentichiamo di lei, poi Farmacia Giannini, insomma tutti gli sponsor che abbiamo sulla maglia, che ci hanno accompagnato fino a oggi. 2011? 2011 è un'incognita.
perché tutti gli anni si parte sempre con incognita, però se arriva qualcuno nuovo lo accettiamo, però quegli altri sono tutti confermati, quelli di tutto il gruppo di quest'anno. Se ne inserisce 3 o 4 nuovi va bene ugualmente, e come gli sponsor sono sempre tutti già pronti, quelli che ci avevamo, non sono cambiati, via, hanno dato la conferma tutti. Alla parte organizzativa a cura di Giuseppe Del Sarto, come sempre quando ci sono le gare di ciclamatori, mi sembra un'altra bella perla della stagione. Sì, sono rimasto contento, anche se avevo paura del tempo perché minacciava di piovere, quando si fanno le gare sotto l'acqua, come ben anche te sai, è più difficile, è facile che succedano degli incidenti, invece è andata bene che l'acqua ha girato tutto e non è seduta su noi. Allora, siamo ormai domani l'ultima gara della stagione, ormai siamo a fine di questo 2010. Ormai è tempo di bilanci, soddisfatto di quest'annata? Ma io sono soddisfattissimo, perché al di fuori che sono state annullate alcune gare per via del maltempo, ma nel contesto generale della stagione sono soddisfatto di quello che è successo in provincia di Lucca dell'UISP. Si lavora già per il 2011 a questo punto? Sì, sarà un problema fare i calendari, ma insomma questo bisogna lavorare proprio per avere anche nel 2011, vedere di fare quelle 12-14 gare che facciamo qui nell'UISP a Lucca Versilia. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.